Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo radunato gli ultimi pezzi che ci mancavano prendendoli dai Pokémon dei laghi, detta un po' così è brutta, ma in realtà ci hanno veramente dato delle loro parti di corpo e abbiamo quindi forgiato la catena rossa. Il problema è che Soruan, stanco di aspettare, si è diretto al Monte Corona per esaminare lo squarcio e cercare di confrontare il Pokémon che era al suo interno, quindi vorrà sicuramente combatterci e noi dobbiamo andare a fermarlo. Eccoti, Rink. Perula è partita per il Monte Corona, perché Perula stava controllando appunto che Soruan non facesse sciocchezze e l'ha fatte. Perula è partita per il Monte Corona, tu hai notizie dal direttore? È al Monte Corona. Cosa? Soruan è già salito sul monte? All'aria così seria e composta, ma sotto sotto una testa calda. Capisco che non voglia perdere tempo, però... E va bene, è deciso, lo raggiungerò. Link, lascia che ti preceda. Se ti vedesse comparire all'improvviso, Soruan potrebbe reagire male. Forza, chi ha tempo, non aspetti tempo. Ci vediamo lassù. Quanto clamore. Ah, ma è la bimba del Magikarp. Questa è una missione che trovi quasi subito a inizio gioco. Sei stato cacciato dal villaggio, eppure continui a darti da fare per noi. Ah, forse parlava il ragazzo. Esatto, Link si è procurato la catena rossa per il bene del villaggio. Concordo, concordo. La squadra di ricerca si è sempre prodigata per il bene del villaggio e per migliorare i nostri rapporti con i Pokémon. Grazie tante. Tieni, è per te. Un'altra caramella rara? No, vabbè, insomma, revitalizzante Max, sì. Perché quando svolgi la sua missione, che dici che il Pokémon Magikarp, le fai vedere la pagina completa del Pokédex, ti dà una caramella rara, il che non è da buttare. Selina ha tre ordini, dica pure, capo. Ordine numero 1, va alla base della vetta e da lì dirigiti al Tempio di Sinnoh. Ah, bene. Ordine numero 2, usa la catena rossa e poni fine a questa calamità. Ordine numero 3, torna dalla missione sano e salvo. Beh, la terza sarà sicuramente anche la mia priorità ad adempiere, perché non voglio proprio rimanerci, sai com'è. Non mi piace l'idea di morire. Ah, praticamente ci porta alla base che poi sale in alto, dove c'è la neve. Non ci sono ancora stato al Tempio di Sinnoh e non so neanche quanto potessi esplorare prima di questi eventi. Però me lo esploro tutto oggi. Ho sentito le buone nuove. Sei stato riammesso nel Team Galassia, è così? Ti porgo le mie congratulazioni. Tieni, ecco alcune pozioni Max per celebrare. Io dalla ditta Jingo non ho mai comprato nulla, ma davvero? A parte una volta un set di revitalizzanti. E quindi ora mi fa anche i regali. Ci sta. È giunto il grande momento. Vedrai, si risolverà tutto. In fondo hai solo 7 camicie per guadagnarti la catena rossa. Damon e Perula sono diretti verso la vetta. Lo squarcio è più grande che mai. Pregherò per il tuo successo, mio caro Link. Come ben sai, detesterei perdere un cliente, ancora questo cliente affezionato. Stavo meritando se recarmi anche io nei pressi del tempio. Potrei fare della base della vetta il mio centro operativo. Eh già. Chissà perché. Anche se ora che ci penso, il Pokémon nello squarcio normalmente ti verrebbe da pensare è Arceus. Secondo me no. Vedremo ora. Sembra che la faccenda si sia fatta seria. Ma non temere, meglio è con te. Godrai del tifo migliore che si possa desiderare. Certamente. Ok. Ma quindi io da qui potrei anche andare... Perché devo andare sulla cima? Ma scusami. Ah, avevo il segnalino così proprio. Ok, quindi devo arrivare qua sopra. Ma non è Itelo. Chi è? Ah, forse vuole fare il tuo povero Sfill. Ah, c'è Rotom lì. Senkichi. Proprio te volevo. Ti prego, salvi il mio dorato Sfill. La sua adorabile corporatura tondeggiante l'ha fatto trotolare giù dalla collina
E di qua si va alla cresta ai pietri in fila e al massiccio rotolio, posti pieni zeppi di Pokémon pericolosissimi. Tu sei quel ricercatore di cui si parla tanto, no? Ti prego, salva il mio Spill. Ah, ma è Rotom... Se lo colgo di sorpresa... Allora, qua ci sono un sacco di Pokémon. Il problema è dov'è Sphill? Ah, qui? Ok. Era qua vicino proprio. Piccolino. Ma dove te ne vai? Ma fermalo! Stai lì! Basta che mettivi la gamba, si fermava! Ma perché? Ma che problemi abbiamo? Perché siamo degli ebeti? Allora, vabbè. Ma se non fossi tanto carino, ti avrei già sistemato per le feste. Vabbè, no, ho controllato perché. Mio dio, Golem. Ho controllato perché non si sa mai, no? Quello che potrebbe succedere con questi giochi, che magari Sphill se ne va da un'altra parte invece che quella che uno normalmente penserebbe. Eccola là. La fisica non esiste, non prende velocità. Come noi non prendiamo velocità mentre caschiamo a terra da un punto alto. Allora, senti, sei arrivato al capolinea. Basta. Che cosa? Ma perché? Sphill, come hai fatto a rotolare fin qua giù? Perché non siamo in grado di mettere una mano per prenderlo. Compagnetti, mi hai trovato Sphill fino a qui. Grazie mille. Vediamoci alla base della vetta. Ti darò una lauta ricompensa. Ma perché siamo qui? Battici pure le mani. Brava la foca monaca. Ma siamo già qui. E me ne vado a fare un giro sulla vetta. Qui potrebbe trovarsi Zorua. E anche uno Zoroark. Ma Elekid è meglio, eh. Meglio Elekid, perché mi serve Elekid per far evolvere. Cioè, per far evolvere, per fare Pokédex. Non deve evolvere niente, devo fare Pokédex con lui. Fango bomba? Però la cosa buona della ditta Jingo è che ti vendono anche magmatori, elettritori. Oh. Ah, lui si trova quindi alfa? Bello. Ma che è sta roba verde? Aurora boreale. Ah, qua sopra. Ah, dobbiamo continuare a salire. Va bene. Salve? Che ci dice? Questa è la porta di roccia. Ho ordine di non far passare nessuno. Però, a essere sinceri, mi chiedo se abbia ancora senso. Magari vedi di capirlo tu. Ma non devo passare, però, vabbè, a un certo punto fai come ti pare. E anche giustamente aggiungerei. Chi è? Ma è Rampei? No. Sì, è Rampei. Toh, chi si rivede? Vedo che non hai ancora tirato le cuoia. Scusami.
Mi dispiace, ma ho dovuto chiudere i battenti per il momento. Purtroppo ora i moci di patate li posso preparare solo nei miei sogni. Qui Sauron se n'è andato, affidando la gestione delle provviste a un povero vecchio come me. Dico io, si rende conto di quanti anni ho? Beh, visto che oramai ci sono, mi toccherà toglierti di mezzo. Eh? Ma sul serio? Ma quindi... Ah, sono il braccio destro di Sauron. E se gli ordini sono di sbarazzarsi di chiunque non sta in riga, io eseguo. E poi alla metà voglio stare tranquillo. È ora di finirla con tutti questi guai. Voglio vivere in pace e tranquillità su questa terra una buona volta. Mi ricorda un David Bowie di un'opera d'arte. Che non cito perché sennò... Sai cos'è questa, no? Una palla orba. E ora ti faccio vedere come si usa. No. Cioè, sembra un'altra persona. Ma dai. Se ripenso a quando ho sentito che eri riuscito a placare tutti quei Pokémon in collera, il sangue è stato a ribollirmi nelle vene e il cuore a battere come un tamburo di guerra. Finalmente, dopo anni, ecco qualcuno contro cui rispolverare le mie tecniche ninja arrugginite. Lui è il maestro di Koga. Cioè, non di proprio di Koga, ma... la discendenza. Voglio, anche se non è vero, voglio pensare che lo sia. Anche se non lo è, voglio pensare che lo sia. Rampei, allora, ascoltami però. Ascolta, io non sono tuo nemico. Anzi, i moci di patate sono talmente buoni. E l'ho anche cucinati, sono davvero buoni. A parte, vabbè, patate, zucchero, sale, salsa di soia e fecola di patate. Cioè, se non sono buoni quelli. Ma come si è ripreso? Non ho... Oddio, stavo parlando, non ho visto che attacco ha fatto. Gli stavo guardando la vita. Ok, ora ha due turni. Sì, per forza, vabbè. Perché ho usato un attacco potente. Ma ha fatto ipnosi prima. Ah, sono sicuramente più veloce con Typhlosion. Quindi sciagura e tanti saluti, Miss Magius. A parte qui la velocità è relativa. Conta fino a un certo punto, se proprio vogliamo essere sinceri. Gardevoir? È potente, non mi fido di Gardevoir. È un Pokémon particolare, Gardevoir. Poteva reggerlo normale, poteva. Quindi volevo andare sul sicuro. È Lino, è proprio Lino. È proprio Lino lui. Mamma mia! Danza spada e psicotaglio. Non lo auguro a nessuno. È lotta psico e faccio normale. Cosa? Ah, perché spettro è normale, giusto, 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 giusto. È normale su lotta, sì, mi stavo... Sneasler. Ok. Finito? Ma cosa? Boh. Va bene. Ah, questo è l'ultimo. Cosa? Ah, hai capito. Ok, tocca ancora a lui, giustamente. No, no, è giusto, è giusto. Dunque, usa artigli fatali. Mando Flozzle. Che roba è? Lotta veleno, allora è veleno. Ma Typhlosion voglio revitalizzarlo che deve prendere punti. Anche Gudra, però. Ah, ok. Beh, amico mio. Più di questo. A parte mi sa che andava KO comunque con un attacco potente, eh. Però dato che si è abbassato le difese. Rampei, che bisogna fa? Mi sa che oramai le mie tecniche ninja sono un rimasuglio di un passato morto e sepolto. Ma sei fighissimo con quell'outfit, ehi!
Sei davvero figo, Rampei. C'era da aspettarselo, sei un autentico talento. Solo un ninja folle può accanirsi contro un avversario che sa di non poter battere. Nonostante tutto, devo ammettere che ti apprezzo, a modo mio. Almeno per l'abilità con cui lotti al fianco dei Pokémon. Cavoli, allora loro hanno paura dei Pokémon, ma ci sono più allenatori di quanto mi aspettassi. Cioè, lui lotta con le Pokéball. Lui è un allenatore che ha i Pokémon nelle Pokéball. Cosa che nessun altro fa. Perlomeno i generali del team Diamante e Perla non lo fanno. I generali e i capitani. Stammi bene a sentire, Link. I Pokémon sanno essere terrificanti. Io e Soran abbiamo visto la nostra terra natia rasa al suolo dalla furia distruttiva dei Pokémon. Abbiamo perso molte persone care. Per questo il sogno di Soran è fare di Hisui un luogo idilliaco in cui vivere sereni. E per realizzarlo è pronto a tutto, anche a ricorrere a mezzi estremi. Se da quello squarcio nel cielo venisse fuori un Pokémon, Soran si getterebbe nella lotta senza pensarci un attimo. Offrigli la tua forza, salvalo. Se riuscirai in questo, potrai rimpinzarti di deliziosi moci di patate a vita. Ma quindi torni a farli? Tra l'altro, qui c'è un qualcosa. Ah, ma sono carichi i Pokémon? Ok. Molto particolare. No, meno male che mi ha ricaricato. È stata una cosa giusta. Hanno fatto bene a pensarci. Ok. Sta cosa però di uscire dalle caverne in questa maniera è bruttissima. Per fortuna non tutte lo fanno. Ok, ci siamo. È tipo... qua si può... cioè, ragazzi, dai. Mamma mia. Peccato proprio. È vero, un vero peccato sto gioco. Un vero peccato. Ah, non puoi andare oltre, ok. Il momento decisivo si avvicina. Hai fatto tutti gli acquisti di Kiwi Necessity. Ho 43 revitalizzanti. Ah, ricarica totale? Ne prendo 5 per sicurezza. Va bene, andiamo. Hai con te la catena rossa? Sei l'unico che può scongiurare il peggio lassù sulla vetta, Link. L'ombra avvistata al di là dello squarcio. Si tratta probabilmente del sommo sinno. Al momento se ne sta occupando Soruan, ma... allora, precisiamo una cosa. La statua di Giratina al Tempio Memordei è distrutta. Quindi non sanno chi sia Sommo Sinnoh. Non sanno che è Palkia, né sanno che è Dialga, non sanno nulla di quei Pokémon loro. Sanno che esistono, ma non sanno che nessuno di loro è Sommo Sinnoh. Loro non sanno neanche che aspetto abbia Sommo Sinnoh, quindi non possono neanche ricondurli a Palkia o Dialga. Tantomeno a Giratina, che è la forma distrutta. Questo tempio qui abbiamo visto che ha la faccia di Arceus. Però loro... cioè, scusami, se vedi che è l'unico tempio eretto, il più grande, in cima al Monte Corona, più vicino allo squarcio, ha la faccia di un Pokémon, quelli che noi chiamiamo Pokémon, forse è lui Sommo Sinnoh, no? A meno che non adorano la stessa divinità, la stessa figura, ma pensano che abbia poteri diversi. Il che sarebbe ancora più stupido da parte loro. Ma andiamo avanti, va. Vedremo poi, vedremo. Tu qui. Mi dicono che conti di tenere insieme il mondo usando una catena rossa o qualcosa di simile. E immagino che ciò potrà riportare il nostro mondo alla normalità. Tuttavia, mi chiedo, lo starei bluffando? Faccio sul serio. Bello però Soran con l'armatura. Vuoi insinuare che pure la catena rossa è parte di un complotto di Link? Io ero con lui, ho visto com'è andata. L'ho visto superare le prove di tre Pokémon dei laghi. E se credi che sia stata tutta una messa in scena... beh, mi arrendo. Arrendevole lui, cioè, a un certo punto basta. Può darsi, ma non posso fidarmi ciecamente. Se la mia fiducia dovesse essere tradita...
Come potrei rendere conto della mia ingenuità dagli abitanti del villaggio? Proprio per questo dobbiamo restare uniti. Mi assumerò io la responsabilità al posto tuo. Cosa che non dovresti fare, comunque. E se Sorwan ha un po' d'orgoglio. E sia, dunque. Lasciamo che la forza decida come gestire la situazione. Affrontiamoci e vedremo chi prevarrà. Link, schiera i tuoi Pokémon. Sarà una lotta senza esclusione di colpi. Come vuoi. Bravery non ha fatto alcun suono. Ma volevo dire una cosa. Volevo dire, no? Questa è tipo la lotta contro il professore di Pokémon rosso, blu e verde e giallo, che però è stata appunto cancellata. Quella è cut content. Però cioè è programmata nei codici, ma l'hanno tolto il trigger. E questa diciamo che è un po' la ricompensa per quella lotta che non c'è mai stata. E chi ha giocato le Manteperla sa che Sorwan in realtà è il professor Rowan. È un po' un contentino, diciamo. Anche se Game Freak non l'ha pensata in questa maniera, è ovvio. O almeno lo spero che non l'abbiano pensata in questa maniera. Però una lotta contro Sorwan, secondo me, era inevitabile. Le lotte contro gli allenatori sono risicate. Davvero tanto risicate. Quindi era quasi d'obbligo contro di lui. Aia. Allora, dato che lui fa forza equina, un attacco tipo terra. Mando Bravery. Io difficilmente cambio Pokémon durante una lotta. Poi in questo gioco neanche te lo dicono. Per l'avversario, quando cambia Pokémon, dice: vuoi cambiare Pokémon? Qua non te lo chiedono. Giga impatto. Non male. Cosa? Vai, ti sacrifico. Bravery, mi dispiace. Buono, buono. Scusami tesoro, mi dispiace. No, mi dispiace amico. Dunque Teflotion con forza equina non la regge neanche per sbaglio. Espion con occhioni teneri potrebbe fargli abbassare l'attacco. Ma Champ invece lo fa KO con Zuffa. E per star... Zuffa non ce l'ho potente, vero? Ah, ce l'ho? Bene, allora, vai. Mi ero sbagliato con un'altra. Per stare tranquillo la uso potente. Non dovrebbe servire, ma... voglio essere più tranquillo possibile. Non so che Pokémon abbia. Clefable. Se ha Probopass... proprio... mi si accende una lampadina. Nel caso avesse anche Probopass, una lampadina si accenderà nel mio cervello. Faccio foreshadowing di quello che accadrà nel mio cervello. Dunque, a psichico. Sì. Clefable è un Pokémon bilanciato nelle difese. Per forza lanciafiamme. Oddio, dovevo controllare se poteva imparare fuoco bomba. Golem. Ah. Farà un attacco terra? Mando Gudra. Così si prende l'ultima hit Gudra. Anche fa un'altra volta Levito Roccia, uguale. Ah, niente, non perde il turno. Ma Hydro Pulsar potente. Un 4 per. Buono. Ora Clefable finisce Gudra. Rimando Typhlosion, lancia fiamme potente.
E ci siamo? No. Lancia... Oddio, forse potrebbe... Sì! Sì, potrebbe bastare, gli ho fatto più di metà vita. Eccolo qui. Speriamo che basti, se no niente, ci dura un altro pochino la lotta. Vediamo un po'. Se prendo un roll alto ce la facciamo. Buono. Alto, basso, normale. Va bene così. Bella lotta, Thoran. Bravo. Qualsiasi Pokémon che minacci la nostra incolumità va eliminato. Senza se, né ma. E vabbè, loro parlano ancora di eliminare Pokémon perché la mentalità è quella che i Pokémon sono pericolosi. La tua forza non conosce limiti. Oh. Harakiri? Ti devo delle scuse, Link. Hai vinto e questo è quanto. Ti prego di perdonarmi se puoi. Saruman. Spero che tu sia ancora disposto ad aiutarci. Te lo chiedo per il bene del Team Galassia, per il popolo dei Mimordei e per tutti i Pokémon di Hisui. Non temere, Saruman. Abbiamo la catena rossa. Ok. Porta la catena rossa all'altare del Tempio di Sinnoh. Bene, il video termina qui, io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!